Una la vedo così e una la vedo così, cioè al contrario. Per esempio, in questo caso c'è una figura sulla destra e una figura sulla sinistra. Se io muovo lentamente il mio trauma proprio, continuano a esserci due immagini, una da una parte e una dall'altra. Se però comincio a farmi prendere velocità allenandomi un po' con le dita, comincio a non percepire più i due lati separati. Si taglia una striscia e si piega in due. Poi si disegna prima quello sotto. Funziona! Eccolo! Più è largo. Più è largo, più... stare. Sì, però si vede. È un'animatore di un personaggio che cura quel personaggio, però di quel personaggio lui fa solo i punti chiave del movimento, magari la posizione di partenza e la posizione finale. Poi tutti i disegni che vanno ad intercalarsi tra questa e questi sono delle coperture che fanno. Un elemento che cattura l'immagine, che se prima era esclusivamente la cinepresa, poteva essere in 8, 16 o in 35 mm, oggi ci sono tantissimi strumenti, appunto dal cellulare al tablet, alla webcam, alla macchina fotografica, alla telecamera. Tendenzialmente a vedersi in dubbio oppure mettersi in un angolo dove si sa che a un certo punto non arriva il suono. E se lo facciamo e dopo come rende la scossa sarebbe una cosa piacevole. Foto? Sì, dai.
Ah, aspetta, stati, abbiamo spostato anche la balena. Quindi forse un pezzo di oro. Facciamo uscire fra poco la testina. Vai. Ha 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 ha